Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi come preannunciato sulla pagina per presentarvi questa mod, la Segment Mods di BM Modding. È stata rilasciata qualche giorno fa. Ci ho dato un occhio, mi è stata segnalata da alcuni utenti che ringrazio. Comunque io sono sempre in agguato per queste cose qui perché sono le cose più interessanti secondo me su farming, tutte queste mod, tutte queste diciamo cose aggiuntive, veramente meritano un occhio riguardo perché sono queste che fanno, diciamo, la simulazione più reale possibile. Questa è una mod abbastanza semplice. Vi faccio questo tutorial perché ci sono alcune cose da capire, alcuni accorgimenti, alcune precisazioni da fare che non sono così scontate come può appunto far sembrare la mod. Quindi mi raccomando, sedetevi, mettetevi comodi che il video durerà un pochino e prestate molta attenzione a quello che vi dico. Perché appunto non l'avesse ancora capito, è una mod che simula il lavoro in conto terzi. Appunto, vi vengono richiesti di svolgere dei determinati lavori, appunto, venite pagati in soldi. Vi lascio appunto il link in descrizione. È un pacchetto da scaricare, pesa qualche kilobyte. Lo mettete appunto nella cartella mod e il gioco è fatto. Ora ascoltate bene quello che ho da dirvi perché inizio a sventrarvi la mod appunto per spiegarvi tutte le sue sfaccettature. Parto subito col dire che è attiva e si può usare solamente nella mappa originale, nella Bjorn, come cacchio si dice. Perché? Perché praticamente questa mod deve essere adattata, se non si fosse appunto, se non fosse ovvio, va a intaccare i campi, quindi dicevo, va ad intaccare i fields di tutte le mappe. Quindi deve essere il mapper a sistemare, a adattare, a modellare la mod a seconda dei campi della sua mappa, quindi capite bene che è un lavoro abbastanza tosto da fare. Qui Raftnix lo ha fatto solo nella mappa appunto originale, ma adesso ogni mapper deve sistemarsela per i campi della sua mappa. Quindi restando in tema campi, la mappa è scusate La mod agisce appunto nei campi di tutta la mappa, però agisce solo nei campi non comprati. Come vedete qui nella default ho lasciato liberi 14, 20, 22, 27, 28. La mod fa appunto quando richiedete un lavoro da fare, eccetera, lei prende un campo libero non comprato. Ovviamente, se avete tutti i campi comprati, la mod non funziona. Lei prende un campo, lo compra, lo prepara per appunto il lavoro che dovete fare, che sia come appunto vedete qua, può andare da fertilizzante, trebbiatura, preparazione dei terreni, trinciato, semine, arature, tutto quanto appunto. Lui lo prende, lo prepara per il lavoro che dovete fare e siete a posto. Ovviamente non vi vengono scalati soldi appunto per comprare il campo, si arrangia tutto quanto la mod. Funziona in multiplayer, funziona con l'helper, anche se è un po' un controsenso usare l'helper in una mod del genere. E ok, appunto adesso veniamo al clou della mod. Per attivarla, ovviamente non è una cosa che va automatica, ma scegliete voi quando e come fare appunto le missioni o quello che vi volete fare. Basta semplicemente quando siete a piedi, schiacciate il tasto CTRL sinistro e il tasto M. Vi esce questo add, appunto, che vi dice Fieldwork Assignments. Avete due tasti, il Request Assignment e il Cancel Assignment, che appunto il Request fa sì che voi accettate un lavoro e il Cancel ve lo fa appunto cancellare, che poi andremo a vedere cosa, come e quando. Qui sotto avete il tasto Close, che lo potete appunto chiudere. Rischiacciate appunto il tasto CTRL M e qui a destra avete praticamente queste due frecce che vi fanno scegliere il lavoro da fare. Appunto avete la possibilità di fare random, che sceglie lui cosa farvi fare, oppure preparazione terreni, aratura, semina, manuring, appunto fertilizzazione,
trebbiatura e trinciato. Ora ascoltatemi bene, aprite bene le orecchie. Questa mod agisce, lei fa una scansione dei mezzi che avete comprato nella carriera, non che avete nella cartella mod, ma che avete acquistato. Cioè, nel momento in cui voi andate a scegliere il lavoro che volete fare, volete coltivare, volete arare, volete seminare, volete fertilizzare, volete trebbiare, volete trinciare, lei la mod va a fare la scansione del mezzo appunto che voi richiedete il lavoro. Facciamo l'esempio lampante immediatamente, semina. Io non ho comprato la seminatrice, non ho la seminatrice, richiedo la semina, request assignments, e vedete che in questo caso vi esce questo messaggio in rosso che vi dice buy suitable vehicles for more assignments, cioè non vi fa fare il lavoro perché lui, facendo la scansione dei vostri veicoli comprati in carriera, non trova la seminatrice, quindi non vi permette di fare il lavoro. Ovviamente quando voi comprate la seminatrice vi è permesso di fare il lavoro della semina. In questo caso, posso fare tutto quanto appunto tranne la semina. Vi dico altri due accorgimenti da sapere. Uno appunto riguarda il manuring. Se già non siete a conoscenza di farming, considera la fertilizzazione, indifferente che si provenga da liquame, letame, fertilizzante solido, cioè le palline, quello chimico, o il liquido, praticamente appunto lo spray. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui voi selezionate l'azione del manuring, che abbiate o solo spandiletame, o solo botte, o solo spaglio, o solo liquido, voi potete appunto, siete abilitati a fare il lavoro. In questo caso io ho solamente questo, e sono appunto abilitato a fare il lavoro del manuring. Sono stati un po' ingannevoli nel nominare appunto il lavoro, che secondo me sarebbe stato un po' più corretto scrivere manuring / liquid manuring o fertilizer o spray o eccetera, quindi nel momento in cui uno andava a leggere capiva appunto che c'era la possibilità di fare tutto quanto con appunto gli attrezzi diversi. Comunque appunto vi ho spiegato io come funziona il tutto quanto. Altra cosa da sapere molto importante: threshing e chopping, sempre dicevo farming, considera nelle sue stringhe di comando eccetera la parola combine, sia di trebbia sia che di trincia. Cioè nel momento in cui voi scegliete magari il threshing, la trebbiatura, e avete solamente la trincia, ve lo fa fare lo stesso, però appunto sta nel vostro buon senso scegliere il lavoro in base a appunto il macchinario che avete. Avete la trebbia, fate il threshing; avete il trincia, fate il chopping, perché appunto se avete uno o l'altro, scegliete qualsiasi lavoro, ve lo fa fare, però appunto non è corretto, perché è una cosa inevitabile, nel senso non è nessun errore, perché è proprio il gioco che è scritto così, è programmato così, non è che si possa appunto cambiare. All'occhio che per appunto svolgere lavori di chopping e threshing dovete, oltre che essere appunto in possesso di trebbie e trince, dovete anche avere ovviamente il rimorchio e il trattore, altrimenti non vi fa accettare i lavori, quindi non siete impossibilitati, oddio sta parola qua è venuta fuori, a fare il lavoro. Quindi all'occhio avere anche questa cosa qui. Altra cosa da sapere: il chopping, quando voi appunto richiedete un lavoro di trinciato, vi esce appunto, fate appunto request, Farmer Pierre offers you an assignment 2 punti, trash, colza, on field 27, deliver to the harvest to biogas plant. Quindi vedete che in questo caso vi dice di che abbiate scelto la trebbia o il chopping, vedete il trash colza. Nel senso, lui vi fa trinciare la colza e ve la chiede di portare al biogas.
questo appunto ci colleghiamo al discorso di prima, vedete che lui non ha fatto differenza che abbiate la trincea eccetera, lui non sa e appunto in questo caso dovete anche essere ovviamente oltretutto forniti sia di barra da mais che di barra da triticale, perché appunto altrimenti non riuscite a trebbiare la colza. A questo punto vi appunto dice anche di portarlo al biogas, e qui state all'occhio che quando consegnate il biogas e il trinciato al biogas non è che viene scaricato e depositato in una trincea come fate normalmente, ma viene usata come trigger, nel senso la trincea voi scaricate però il trinciato sparisce, cioè non è che fa mucchio, viene appunto venduto e non lo potete usare per utilizzo nel senso vostro. Qua vi dice l'area, sono quasi 3 ettari, pagamento 6.000 euro all'ettaro, che magari fosse così anche nella realtà nel trinciato, perché qua i prezzi sono veramente gonfiati, perché appunto la moda serve per darvi un aiuto nel guadagnare più soldi e molto facilmente, quindi i prezzi sono veramente molto lievitati. E in più qua avete 5.382 euro per il delivery, nel senso che vi paga pure il trasporto appunto col rimorchio e il trattore, voi quando andate a trasportare vi paga oltretutto il prezzo del della trincia anche il trasporto. Ok, vabbè, io lo tolgo via. Stessa cosa appunto per, vi faccio l'attrebbiatura, fate questa cosa, vedete che Farmer Pierre offre un segment trash frumento, vedete che prima era trash colza e trash frumento, vedete che tra il chopping e il trashing non cambia, ma cambia appunto la cultura, e dovete essere voi a scegliere e capire cosa avete di macchinari e cosa volete fare, dovete essere appunto coerenti. Area 1 ettaro, pagamento 5.774 euro, 5.500 euro l'ettaro, ovviamente ogni lavoro ha il suo prezzo, più 1.732 euro per il trasporto. Ovviamente qui, quando fate le attrebbiature eccetera, vi dice oltretutto dove e in che punto è richiesta il trasporto e lo scarico del prodotto. In questo caso appunto voi, la mod vi chiede di consegnarlo al mulino. Boh, perfetto. Ok, queste sono le cose importanti da sapere, quindi tenete bene d'occhio. L'unico accorgimento che dovete avere è appunto essere coerenti in quello che scegliete, avete e fate. Ok, perfetto, andiamo all'azione, proviamo, vi faccio vedere appunto la coltivazione, la preparazione del terreno. Bon, segniamo cultivating, request, Farmer Rafael offers you cultivate on field 22, fate accetta. Campo 22 è questo qui di fronte, vedete che appunto lui lo ha comprato, è sparito il dischetto, non necessariamente sempre devono esserci presenti stoppie, perché appunto in questo caso voi lo trovate seminato, se voi andate nel vostro qui, vedete che appunto il 22, vedete che è in fase di crescita, ma non appunto contate questa cosa qui, voi fate il lavoro anche se è seminato, andate dentro con l'erpice, fate disastri, appunto macinate su tutto. Adesso andiamo appunto a vedere, così faccio una cosa completa, scusate, mettiamo un po' di pesi, boh, perfetto. Quando appunto accettate il lavoro, vedete che in alto al centro vi esce un altro ad trasparente che vi fa appunto, che vi dice cosa se vi è stato il campo che vi è stato assegnato e la percentuale di lavoro del campo del lavoro che avete svolto. Ok, apriamo. Perfetto, qua appunto quando iniziate vedete che la percentuale cresce qua. Ok, mettete caso che magari voi vi annoiate, volete cambiare lavoro, volete fare tutto quanto, la cosa è molto semplice, scendete, rischiacciate il tasto CTRL M e fate il cancel assignments, quindi voi rifiutate il lavoro, venite pagati quello che avete fatto, cioè 0,13 ettari, venite pagati 682 euro
per aver fatto 3 metri e chiudete. Come potete vedere, il campo ritorna com'era, ritorna da comprare e ritorna tutto come era prima, senza nessun tipo appunto di problema. Potete fare quello che volete quando volete, non potete fare due lavori contemporaneamente, quindi la moda tiene in memoria che state facendo una cosa, ma non potete farne appunto due, dovete cancellare quella prima e farne un'altra. Altra cosa, vi faccio vedere anche subito magari il fertilizzante. Volete fertilizzare, CTRL M, andate su Manuring, richiedete campo 20, 1,7 m, pagamento 4.250 euro, accettate. Ecco qua, vedete, vi compare il vostro mais nel secondo stadio di crescita, credo sia, o il primo comunque, boh, perfetto. In questo caso appunto andare dentro con lo span di letame o andare dentro con la botte è un po' insulso, dovete andare dentro col concime a spaglio, quello chimico. Voi avvicinate al vostro bel campo, entrate, partite e tac, vedete appunto la percentuale va su, voi fertilizzate e ok, come stesso discorso di prima, appunto finite o vi fermate a metà o fate quello che volete, insomma è molto molto elastica la cosa, è molto veramente, cioè non è vincolante in nessun caso, è molto molto una gran cosa questa qui. Ok, perfetto. Adesso vi faccio l'esempio lampante. Vedete che all'inizio vi avevo detto il discorso di ogni mapper deve sistemarsi i campi, perché ad esempio succedono queste cose qui. Vedete, Raftnix ha tirato dritto il confine del campo, però appunto il campo non faceva sto giro qua e lui, cioè, vi trovate le cose seminate anche nell'erba. È per questo che vi ho detto all'inizio che ogni mappa deve essere sistemata, perché appunto tutti i mapper devono disegnarsi, sistemarsi i campi e appunto... Vabbè, lui non gli do colpa a niente, appunto lui ha tirato dritto, però vedete che il campo non era dritto e è successa questa cosa qui. Quindi, ok. Bon, io sono sceso, vabbè, non voglio più far niente. CTRL M, cancel assignment, venite pagate quello che avete fatto, chiudete e siete a posto. Chiudete il menu, track. Il campo torna come era prima e ok. Occhio a non salvare e uscire dal gioco mentre state facendo qualche lavoro, perché quando rientrate trovate il lavoro fatto fin dove avevate fatto e il campo ve lo trovate da comprare. Quindi stavate trebbiando il campo, vi fermate a metà, boh, trovate, rientrate il campo, rientrate nel gioco, trovate il campo trebbiato a metà e da comprare, insomma non è proprio il massimo da fare. Volete trebbiare? CTRL M, ok, facciamo il trashing, richiedete. Farmer Stefan offers you an assignment, trash mais on field 27, deliver to compagnia di trasporto, area 2 ettari, bla bla bla, ok, accettate. Il campo è qual era, uno che non mi ricordo neanche più, è il 27, sì, perfetto. In questo caso avete il mais, io vabbè c'ho la barra. Oh, mia che turbina che ha sta trebbia qua, non so se l'avete comprato il DLC, ma è veramente, non è proprio il massimo del design, però è veramente bella da sentire. Mentre andiamo di là vi dico che appunto sull'add della trebbiatura vi esce una voce aggiuntiva che sarebbe l'harvest delivered 0%, quella è la percentuale di prodotto trasportato appunto al punto di scarico che vi richiede, che in questo caso è la compagnia di trasporto, quindi lui conta anche quanto trasportate, quanto trebbiate e tutto quanto. Comunque quando siete stanchi cambiate, voi venite sempre pagati per quello che fate, quindi andate tranquilli. Ok, io qua vabbè metto l'helper, intanto si arrangia.
È bella sta cosa da mod anche in multiplayer, quando appunto magari volete fare trinciato, è veramente veramente fate una carica di soldi. Boh, io lascio andare il mio caro helper e appunto vedete che lui parte tranquillamente, la percentuale del field work done è a posto, adesso l'harvest delivered resta al 0% finché voi non andate a scaricare nel punto di scarico che vi è stato assegnato. Ok, perfetto, io ragazzi non ho altro da dire, ho concluso, spero di essere stato chiaro, spero appunto di aver detto tutto, se mi sono dimenticato qualcosa, sono stato incorretto, se qualcuno l'aveva già provata mi faccia appunto sapere. Questo comunque non so se sia una versione definitiva della mod, non lo so, non ho visto se è beta, se è V1, se è non so cosa. Comunque per come è messa ora è veramente, hanno fatto veramente un gran lavoro, quindi pollicioni su a Raftnix per l'idea, per lo sviluppo, per tutto, perché una mod così dà veramente una marcia in più a Farming Simulator, che veramente, oltre che comunque essere una cosa anche divertente e diversa e nuova e mai fatta, è una cosa che dà appunto una vicinanza alla realtà che è molto molto importante secondo me appunto nei giochi di simulazione. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, spero di essere stato chiaro, se non ci sono problemi io e Pilot siamo appunto a disposizione e basta, se non avete capito vi prego di riascoltarvi il video e non chiedermi cose già dette per evitare doppi commenti eccetera. Io a questo punto vi ringrazio, vi porgo i miei saluti e ci vediamo prestissimo nei prossimi video. Ciao ciao!